era parte civile nei processi che si svolgono a Roma contro mafia, racket e usura. Lo prevede l'ordine del giorno approvato all'unanimità durante la seduta straordinaria dell'Assemblea Capitolina Tor Bella Monaca per commemorare Paolo Borsellino e la sua scorta. Il documento prevede l'intitolazione di un parco o di un edificio pubblico alla memoria del giudice ucciso 26 anni fa. Il servizio è di Marco Curatolo. All'insegna della legalità, nel ricordo di Paolo Borsellino e della sua scorta, assassinati nella strage di Via D'Amelio il 19 luglio di 26 anni fa, un messaggio forte che arriva dall'Assemblea Capitolina riunita in seduta straordinaria a Tor Bella Monaca nella sede del sesto municipio, cioè in una di quelle periferie della capitale in cui la sfida della criminalità organizzata è più dura e la risposta delle istituzioni più impegnativa, come a Ostia, dove in modo analogo il Consiglio Comunale Capitolino aveva commemorato a maggio Giovanni Falcone. Le inchieste hanno dimostrato che a Roma la mafia esiste, afferma la prima cittadina Virginia Raggi, che chiede una risposta comune delle istituzioni e dei cittadini. Occorre ribellarsi e non avere paura, non abbassare lo sguardo. Non è qualcosa da fare a parole, ma è qualcosa che si fa tutti i giorni sul territorio, insieme a tutte le forze dell'ordine, insieme soprattutto ai tanti, tantissimi cittadini onesti che devono capire che le istituzioni sono al loro fianco. Oltre all'omaggio alle vittime di ieri, il Consiglio Comunale approva un ordine del giorno condiviso da tutte le forze politiche. A Borsellino e alla sua scorta verrà dedicato un parco o un edificio pubblico a Tor Bella Monaca, ma l'Assemblea si impegna anche a promuovere iniziative sul territorio per il contrasto alle mafie, rivolte in particolare ai giovani, e a prevedere la costituzione del Campidoglio come parte civile nei processi per mafia, usura e racket. Il Movimento 5 Stelle punta il dito contro la trattativa Stato-mafia. Ora non ci basta più solo commemorare. Un paese intero ha il diritto di conoscere la verità storica, politica e giudiziaria di quanto è accaduto tra il 1979 e il 1994. E se per il PD Anton Giulio Pelonzi sottolinea il valore di una risposta unitaria che vada al di là delle divisioni tra i partiti, Fratelli d'Italia segnala l'importanza della presenza delle forze dell'ordine nelle zone più a rischio. Dove ci sono le forze dell'ordine, dove ci sono i rappresentanti dello Stato, è più facile per un cittadino sapere a chi rivolgersi, sapere anche denunciare un sovruso, una prepotenza. Sulla partecipazione della gente, sulle associazioni che lavorano nel territorio, punta a sinistra per Roma. Gli eroi non bastano, gli eroi vanno celebrati, ma gli eroi non bastano. Serve la partecipazione diffusa, allora noi dobbiamo dare alle associazioni di questo territorio la possibilità di operare.